Allora, buongiorno. Oggi vi farò vedere come si apre, si pulisce eventualmente e si richiude un meccanismo di un orologio come questo, un classico meccanismo da pochi euro, che però può essere quello che sta nei nostri orologi da cucina, da salone, eccetera. Allora, intanto, dopo aver tolto le lancette, poi vi farò vedere come si rimettono. E andiamo a vedere questa scatoletta come gestirla. Qui c'è la rotellina, ovviamente, che gestisce il controllo dell'ora, e qui dentro ci sono le altre rotelline. Allora, intanto bisogna, utilizzando un cacciavite, aprire molto lentamente queste linguette laterali. Ecco, questa e questa, eccola qui, e ce n'è anche un'altra qui eventualmente, che vedete io ho rotto e quindi non c'è più. Però ecco, se apriamo lentamente, ecco qui che andiamo a svelare il meccanismo. Vedete com'è? Allora, che cosa sono queste rotelline? Qui c'è una bobina, la bobina che tramite la pila manda il segnale oscillatorio e quindi fa girare questa piccola rotellina, questa qui che è la più piccola. Ok? Spero si veda bene. Questa rotellina passa a questa rotellina verde che è fondamentale, che è quella che mantiene tutta manda in giro tutta la forza, no? E la trasforma in forza per minuti, secondi ed ore, e che poi le connette alle altre. Allora, come funziona? Intanto togliamo questa. Vedete che ogni rotellina ha una parte superiore con una ghiera dentellata e una parte inferiore. È molto importante capire in che verso mettere le rotelline, se no non ci capiamo niente. Allora, togliamo quella verde. Vedete che quella verde ha la parte dentellata sotto e la mettiamo qui. Poi togliamo la rotellina principale, quella che oscilla. Vedete che è anche diversa, è molto particolare, è proprio quella che prende la forza generata dalla batteria. Togliamo questa rotellina, che è una rotellina di trasformazione, che cioè prende dalla ruota verde e trasforma in queste. Diciamo, porta la forza in queste rotelline più grandi. E andiamo anche a togliere quest'altra, che è una rotellina, anche questa, che come vedremo è molto importante perché si aggancia anche sotto. Ecco qui. E andiamo poi a incominciare a togliere le rotelle principali. Questa rotella centrale, che vedete, ha uno stelo molto lungo ed è lo stelo dei secondi. Adesso io mi aiuto con una tazzina. Mi dice perché? Perché ci appoggio sopra il mio affaretto. Ecco, vedete, qui tolgo questa, vedete che c'ha questa specie di spillo, e questa è la rotellina dei secondi. Ora arriviamo a questo elemento centrale, che è quello che tiene la bobina, e anche questo vedete che si toglie. Ecco qui, piano piano andiamo a vedere che cosa c'è sotto. Abbiamo tolto anche questa rotella che era qui dentro, ma ce la rimetto subito così vi faccio vedere. Ecco qua, vedete? Questo qui, questa bobina, si aggancia a questi due pezzettini di metallo e va a prendere, ecco, appoggio qui, va a prendere la corrente in questi punti qua. In genere sono questi i punti che possono far sì che poi l'orologio si fermi, perché magari si sporcano. Allora, magari si puliscono un po' con un cacciavite, con un po' di alcol, no? Insomma, per fare in modo che riprenda. Comunque, questo è quello che porta la potenza, tutto il meccanismo, vedete, di oscillazione, eccetera, eccetera. Allora, quindi questo era qui. Vedete, andando poi a vedere in dettaglio, ci sono la batteria, la corrente della batteria è portata da questi affaretti laterali, no? Vedete che stanno qui. Se questo si stacca, questo lo rimettete a posto, fate bene attenzione. Andiamo alle rotelle principali, le rotelle che sono, secondi l'abbiamo viste, questa qui più grande è la rotella dei minuti, la tolgo con le mani, ecco, vedete, va a infilarsi qui dentro e la mettiamo qui. Poi abbiamo una rotella di trasformazione, che è questa, vedete sotto, sempre che c'è la parte grande, e poi abbiamo, anche questa la metto qui, e poi abbiamo la rotella delle ore, eccola qua. Questa la possiamo anche spingere da sotto, e ecco qui, oh, abbiamo tutte le nostre rotelle, ed ecco qui il contenitore nudo e crudo, solo con il meccanismo di contatto. Quindi
Adesso andiamo a fare il percorso inverso e vediamo se riusciamo a far rifunzionare questo orologio che era rotto e che io ho pulito, e vediamo se rifunziona. Cominciamo. Prima di tutto ore. Andiamo a mettere le ore. Poi rotella di trasformazione. Vedete, ricordate la ghiera sotto? Quindi la mettiamo qui. Importante. Vedete che quando gira, questo potete anche verificare, quando gira questo passa meccanismo sotto. Dopo le ore che ci sono? I minuti. Andiamo a mettere i minuti. Oh, e abbiamo completato. Ecco, vedete che come si dialogano le rotelle? Quella dei minuti gira più velocemente, ma grazie all'altra rotella trasforma per le ore un movimento più lento. Perfetto. E ora che dobbiamo fare? Vi ricordate? Dunque, se ricordo bene io, che ogni volta è complesso, andiamo a rimettere la parte con la bobina. Quindi movimento particolare, dobbiamo infilare ovviamente nei buchetti giusti le cose, ed ecco qui la bobina. Questa deve aderire bene al fondo, perché altrimenti se non fa bene contatto è it's a problem, you know. Ok, adesso andiamo, vediamo se ci ricordiamo tutti i pezzi. Prima di tutto avevamo la rotellina dei secondi, questa sicuramente va qui. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo una rotellina di trasformazione, questa qui, che è molto importante, perché vedete, questa non va solo ad agganciarsi alla rotellina superiore, ma va anche ad agganciarsi a quella inferiore. Infatti, se andiamo a vedere qui, eccolo lì, vedete che porta, no, il trasmette il movimento anche a questa rotellina inferiore dei minuti. È una doppia trasmissione. Voi dite perché? Lo volete sapere? E io non lo so, però so che funziona così. Dopodiché, per stare sicuri e non sbagliarci, andiamo a mettere la nostra rotellina di trasformazione anche qui, vedete, in questo punto qui, eccolo qui, vedete che va a connettere i secondi. Come li connette, con cosa li connette i secondi? Inseriamo subito la rotellina principale, che è quella che trasmette il movimento dalla pila, che è questa, e li trasmette i secondi con, questo lo faccio a mano, anzi no, li trasmette con questa rotellina verde, che chiamiamo la rotellina di trasmissione. Questa è molto delicata, va messa qui, vediamo se ce la faccio, se no farò come facevano gli antichi, ossia con le mani. Ok, vediamo, l'abbiamo messa, forse sì, forse no, ecco qua. Ok, allora, tutte le ruote non l'avevo messa bene, questa l'abbiamo messa, andiamo a rimettere questa ovviamente sotto, come abbiamo detto, e proviamo a rimettere. Ora sarà un quarto d'ora a mettere questa qui, però forse alla fine ci riuscirò. Ok, diciamo che l'abbiamo impostata, ora dobbiamo fare la verifica, eh? Abbiate pazienza, perché ora dobbiamo reinserire questo e vedere se, mettendo questo a posto, ecco qui con molta attenzione, ci sono ovviamente, c'è, sono gli appositi. Oh, come facciamo a vedere se l'abbiamo messa a posto? Muoviamo questa. Oh, se questa fa un po' di forza e di tensione, vuol dire che probabilmente l'abbiamo messa bene, ma ovviamente non possiamo saperlo se non inseriamo la pila e vediamo girare le lancette. Allora, per fare una prova, prendiamo la lancetta dei secondi, la appoggiamo qui, poi dopo la toglieremo perché dobbiamo metterla nel nostro orologio, e facciamo la prova del 9. Siete pronti? Se gira vuol dire che abbiamo montato bene, se no bisogna ricominciare da capo. Appoggiamo la batteria, spingiamo e voilà, signore e signori, la lancetta dei secondi, come vedete, gira. Ci siamo riusciti, come vedete non è impossibile, poteva sembrare impossibile, ma non lo è. Bene, fine della prima parte, togliamo la batteria e andiamo adesso a rimontare nel nostro orologio tutto il meccanismo. Allora, cominciamo. Intanto bisogna prendere l'orologio. Questo orologio qui, ma potrebbe essere un orologio qualsiasi. Allora, se volete essere sicuri, io lo faccio per mia tranquillità, ci metto, anche perché mi si è rotto un pezzetto, ci metto un pezzettino di scotch, tanto non succede niente, non vi preoccupate. E quindi questo lo teniamo qui.
se proprio vogliamo stare tranquilli ma non succede niente anche se non lo fate. Mettiamolo qui, non ce lo mettiamo perché c'è la cosa, qui non ce lo mettiamo, lo possiamo mettere qua. Ok, tanto per tenere più stretto, visto che abbiamo un po' aperto, smosso le cose, ho messo due pezzettini, anzi tre pezzettini di scotch. Eccoli qua, non gli fanno assolutamente niente e tengono un po' più serrata la chiusura, perché se questo si chiude male, poi dopo rischiamo che, tanto poi semmai li ritogliamo. Ok, abbiamo preparato il nostro fatto apposta, vedete adesso che direzione ci abbiamo, direzione dall'alto, ecco, lo infiliamo qui, eccolo qua. Adesso andiamo da questa parte, qui avrete, quando l'avete tolto l'avrete trovate, una rondellina e una rotellina che andiamo a inserire, ecco qua. Dopodiché i secondi li abbiamo provati, poi abbiamo i minuti e poi abbiamo le ore. Prima di tutto, intanto assicuratevi che questi siano dritti, inseriamo le ore, ore inserite, vedete che vanno nella parte di plastica sotto, questo. No, scusate, è caduta la camera, non c'è niente, vanno nella parte di questa sotto, perfetto. Andiamo sui minuti, ecco qua, perfetto, e poi andiamo finalmente sui secondi. E andiamo qua. Ok, delicatamente portiamo tutto al centro e facciamo la prova del 9. Riprendiamo la nostra pila, giriamo il nostro orologio, inseriamo la nostra pila e vediamo. E voilà, signore e signori, il nostro orologio ha ripreso a funzionare. Ovviamente poi dovremo mettere anche la parte finale, ma questa la do per facile e non è scontata, ossia ci riprendiamo il coperchio, questo vado velocemente, magari diamo pure una pulita già che ci siamo, mettiamo il nostro coperchio, eccolo qua, giriamo e andiamo a rimettere le vitarelle dove devono stare, ma questa parte penso che, diciamo, non vi interessi granché. Quindi io vi ringrazio mentre finisco di montare il mio orologio da cucina, ho risparmiato 25 euro per comprarne un altro, mi sono divertito, ho imparato a smontare un orologio, ho perso una vite, ma questo è un altro problema, tanto ce n'erano pure troppe, va bene così, grazie a tutti, eccolo là, vedete, ho trovato pure la vite che mancava. Grazie a tutti, è stato un grande piacere, io finisco di rimontare il mio orologio. Arrivederci.